Oggi, dopo molto tempo, vi porto un mistero Pokémon abbastanza interessante. E ancora una volta andremo a parlare di un Pokémon spettro. In questo caso, parliamo di Duskull. Quest'ultimo è di certo uno dei Pokémon più inquietanti mai creati da Game Freak, sia per quanto riguarda il suo aspetto che per quanto riguarda le sue abitudini. Esiste però una teoria secondo la quale questo Pokémon non sarebbe altro che il fantasma di Sprizzy, Pokémon di sesta generazione, di tipo folletto. Analizziamoli entrambi. Duskull è un Pokémon di tipo spettro introdotto nella terza generazione e di fatto ci viene presentato come un fantasma avvolto in un mantello, indossando una maschera riconducibile ad un teschio. Sprizzy è invece un Pokémon di tipo folletto, inserito per la prima volta in Pokémon X e Y, e presenta le sembianze di un uccello, ma guarda caso, indossa anche lui una maschera. Ciò che colpisce maggiormente è la loro fisionomia, indiscutibilmente simile. Presentano entrambi una forma tondeggiante, una protuberanza sul capo, e la forma delle ali di Sprizzy è perfettamente riconducibile alle braccia di Duskull, se così le si può chiamare. Ma andiamo più nel dettaglio. Duskull presenta esattamente la metà della felicità base di Sprizzy, il che ha senso, trovandosi il primo a metà tra il mondo dei vivi e dei morti. Sappiamo poi che Duskull pesa molto di più della sua controparte. Anche se la cosa potrebbe sembrare strana, in realtà non lo è così tanto. Di norma, uccellini come Sprizzy pesano davvero poco, essendo esseri strutturati per volare e quindi per essere leggeri. Duskull invece è un fantasma, ma come sappiamo nei giochi Pokémon, ad essi viene comunque attribuito un peso. Inoltre, porta un mantello e soprattutto una maschera, che potrebbe aumentare considerevolmente il suo peso. Inutile aggiungere poi che nel Pokédex presentano la stessa identica sagoma. Casualmente, entrambi si evolvono tramite scambio, anche se qui va detto che nel caso di Duskull è l'evoluzione Dusclops che si evolve in questa maniera. Inoltre, sappiate che i folletti sono da sempre accostati agli spettri, o addirittura posti in conflitto tra di loro. Infine, un'ultima considerazione. Questi due Pokémon sono entrambi ispirati a creature legate alla morte. Duskull, non c'è neanche bisogno di dirlo, è ispirato al cupo mietitore, mentre Sprizzy, malgrado il suo aspetto gioviale, è ispirato al medico della peste, che, quando la malaria imperversava, si rivestiva di un particolare abito con una maschera che, appunto, ricorda il volto di Sprizzy. La sua presenza era presagio di morte, esattamente come lo è quella del cupo mietitore. Si tratta dunque di due Pokémon indubbiamente simili in aspetto e concept, e che forse qualche coincidenza ha portato ad essere visti come uno lo spettro dell'altro. Sono davvero correlati? O forse la mancanza di fantasia della Nintendo, abbinata a qualche coincidenza, ha portato a questa associazione errata?